Bentornati a Gulliver. Oggi parliamo di due paesi fantastici, con viaggi tailor-made, cioè personalizzati apposta per le esigenze di ciascuno. Ma guardiamo il filmato. Le immagini sono stupende e a volte ci fanno pensare come la natura sia molto più semplice e come noi uomini riusciamo a renderla così difficile, e questi momenti brutti di guerra purtroppo che stiamo vivendo sicuramente lo testimoniano. Però noi siamo qui per parlare di sogni e questi sono dei bei sogni, con Vanessa Bruni, Product Manager di Idee per Viaggiare. Allora, ciao Stefano. Ciao Vanessa, grazie di essere qui con noi. Allora, Idee per Viaggiare è un tour operator un po' particolare, fa dei viaggi cosiddetti tailor-made. Ce li spieghi un attimo? Assolutamente sì Stefano, con piacere. Noi ci occupiamo di creare il sogno del cliente e di realizzarlo. Ciò vuol dire che a seconda delle esigenze del cliente andiamo a cucire addosso il viaggio. Quindi cerchiamo quali sono le esigenze di viaggio del cliente, quali sono le sue aspettative, perché ogni destinazione è un piccolo mondo e dobbiamo cercare di comprendere quel cliente che tipo di mondo vuole vivere e quindi di rimando andare a creare per lui, ed è solo per lui, il viaggio indimenticabile della vita. E infatti tu sei product manager di un'area particolare, ognuno di voi si specializza in un'area? Assolutamente, assolutamente. In Idee per Viaggiare ogni product manager si occupa della sua area. Nello specifico io mi occupo di Giappone, di cui parleremo tra poco, e di Polinesia. Cioè, mi hai detto poco, cioè due paesi stupendi, insomma. Il Giappone lo conosco abbastanza bene e ne sono affascinato. La Polinesia è un sogno a cui vorrei presto andare e così mi fa piacere che tu ce lo racconti. Partiamo dal Giappone. Che cosa proponete per il Giappone? Allora, sul Giappone noi proponiamo varie alternative di viaggio. Ovviamente, come dicevamo poc'anzi, cuciamo addosso al cliente ciò che desidera di più. Se vuole essere accompagnato, ovviamente organizziamo per lui dei tour di gruppo con guide o assistenti parlanti italiano, ad esempio. Altrimenti andiamo a costruire ad hoc un itinerario col Japan Rail Pass. Tu che sei già stato sicuramente avrai usufruito del Japan Rail Pass. Non è altro che l'abbonamento ai treni, quindi da lì fare tutte le tappe che interessano di più al cliente. Solitamente ci piace organizzarlo, visto che poi parleremo anche di Polinesia, facciamo un viaggio ideale. Costruire un viaggio di nozze magari, che comprenda sia il Giappone che la Polinesia, lo facciamo iniziare da Osaka, perché in questo momento è la porta che ci fa entrare in questo meraviglioso mondo del Sol Levante. Di qua andiamo a scoprire le meraviglie che tu hai vissuto e che i nostri clienti andranno a godere durante il loro viaggio. Le tappe principali che andiamo ad inserire sono di solito in arrivo da Osaka, magari una prima notte ad Osaka per cercare di comprendere una piccola pillola del Giappone, quindi cominciamo dalla base che è l'Osaka della situazione e l'andiamo a visitare. E poi, qui passano le immagini classiche del Giappone,
Questa è la Nami, ovviamente. È uno dei momenti colorati del Giappone, no? Il Giappone si specializza soprattutto in quelle parti che novembre. Col foliage, assolutamente. Esatto, e poi marzo-aprile con la Nami, che voglio dire, a livello di colori, poi il Giappone è colore, nel senso che come Spiegaci che cosa significa autunno e primavera per il Giappone. Autunno e primavera per il Giappone hanno fondamenti religiosi, storici e quant'altro, perché la tradizione giapponese è impermeata su questi punti che scandiscono la loro vita, le loro festività. Poi avrei visto che in Giappone, bene o male, sono tutte festività che si susseguono e di cui la maggior parte noi non sappiamo neanche che le stanno facendo, perché il fulcro sono appunto il foliage di ottobre-novembre e la Nami di marzo-aprile. Tanto per dare un'idea, quando uno esce da Tokyo, io Osaka ci sono stato poco, ma da Tokyo con una metropolitana periferica. Si può andare ovunque. Esatto, con una metropolitana periferica, che significa una metropolitana dove potresti mangiare per terra perché è di una pulizia incredibile. Assolutamente sì. E vedi queste montagne completamente rosse rosse d'autunno per appunto il foliage, oppure appena fiorite, ed è uno spettacolo incredibile, di una bellezza eccezionale, veramente incredibile. È questo il motivo per cui noi diciamo che il viaggiatore deve partire con la mente sgombra, come un bimbo piccolo, ed assorbire come una spugna tutto quello che quel popolo e quella destinazione regalano, no? E è importante partire con l'occhio da bambino, perché è un occhio pulito, aperto alla vita e al mondo, sì, e soprattutto alle cose diverse da quelle a cui siamo abituati, quindi un mondo diverso, un popolo diverso, e approfittare al meglio sia del popolo, che è parte integrante del viaggio, no? E sia della destinazione, che ci offre tanti spunti importanti da vivere. E vedendo questi spettacoli hai idea veramente cosa sia la filosofia zen. Ma ci sono altri due aspetti che a me hanno colpito particolarmente del Giappone. Il primo è la socialità della gente. Assolutamente. Ce ne vuoi parlare un secondo? Ma loro sono ospitali come tante popolazioni del mondo, ma perché per loro l'accoglienza è sacra. È come se tu stessi andando a casa loro, un po' come succede a casa nostra dai nostri nonni, no? C'era quella cosa dell'ospite è sacro. L'ospite è sacro a 360 gradi, perché l'ospite deve stare bene, quindi loro cercano di fare in qualsiasi modo per farti star bene a casa loro. E quindi sono sociali, ti supportano in tutto. Io il primo viaggio addirittura con una mia collega dovevamo uscire ad un'uscita di Shinjuku, sai che ce ne sono diverse, no? Onde evitare di sbagliare e fare magari 30 minuti a piedi per arrivare al nostro albergo, abbiamo chiesto supporto a una ragazza. Lei non sapeva come risponderci in inglese. Cosa ha fatto? Mi ha preso per mano, ha fatto tutto il tragitto con noi, e quando siamo arrivati ho detto: ah, che bello, anche tu sei qui con noi in questo albergo. Lei mi guarda subito e fa: no, io vi ho solo accompagnato, non sapevo come dirti come arrivare e quindi ho preferito accompagnarti. Sono delle piccole chicche che ti fanno capire in che modo mondo stai. Sei innamorato della socialità. Assolutamente. Per darvi un altro esempio, se tu entri in un negozio, in un grande magazzino, e trovi appunto un commesso pieno di pacchi, lui lascerà i pacchi, sì, e ti farà l'inchino e riprenderà i pacchi e se ne andrà. È cosa che per noi è veramente un elemento che ti affascina. Ma c'è un'altra cosa bellissima del Giappone, è la differenza fra tradizione e ipertecnologia, no? Che si rincorrono continuamente in tutto ciò che vivi, in tutto ciò che vedi, perché la tradizione sembra in contrasto con la modernità, come quando vai a Tokyo e nei vari quartieri tu ti trovi magari a un certo punto l'altoparlante che dice Electronic City e sei ad Akihabara, che è il contrario di Ueno, che è la parte più giapponese di Tokyo, no? Ma nel viaggio ideale di cui parlavamo prima, dopo Osaka solitamente si fa Hiroshima. Questo momento particolare che stiamo vivendo mi riporta un po' a quello che ho vissuto quando sono stata a Hiroshima la seconda volta nella mia vita giapponese, diciamo, e mi sono trovata sulla via che porta al museo, al memoriale, che è un'esperienza
tragica per quello che si è vissuto, che stanno vivendo anche molte popolazioni in questo momento, e mi sono ritrovato a parlare con un artista di strada, credevo fosse un artista di strada, faceva dei disegni meravigliosi su quello che era prima, no? Che cadesse la bomba, e quello che era dopo, l'aspetto e il paesaggio intorno. E mi sono soffermata ad ascoltarlo parlare con delle ragazze, delle studentesse, perché sai che lì, avendo la divisa, si riconoscono facilmente, e in un perfetto inglese lui stava raccontando a loro la sua esperienza da bambino. Mi sono fermata mezz'ora affascinata dal racconto, perché lui raccontava che quando era bimbo, a un certo punto era a scuola, ha sentito un frastuono enorme, dopodiché il nulla. E questo nulla purtroppo l'ha ricollegato dopo, era la bomba che cadeva. E in quel momento lui si è trovato solo, senza vedere nulla intorno a sé. Pian piano ha aperto gli occhi e vedeva solo nebbia, solo bianco intorno a lui, e cercava delle mani, cercava di aggrapparsi. E nel frattempo lui si commuoveva mentre ce lo raccontava, perché era proprio forte in lui questa esperienza così drammatica, e ci diceva: io a un certo punto ho trovato una mano, e dopo l'altra un'altra mano ancora, e sono uscito, ma dove non sapevo dove ero, magari ero in paradiso perché ero già morto, non sapevo nulla, dove era la mia famiglia. E questo fa parte della filosofia giapponese della società. Vanessa, ci dobbiamo interrompere per la pubblicità. Già siamo arrivati alla pubblicità. Sì, parlare di Giappone ci vorrebbero secoli, non solo mezz'ora, però dobbiamo mantenere questo nostro ritmo. Eccoci di nuovo con Vanessa Bruni a parlare di questi due paesi stupendi. Abbiamo parlato del Giappone, anche se ne dovremmo dire molto di più. Parliamo adesso di un sogno, la Polinesia. È il sogno di molti, ed è, secondo me, il sogno di molti anche nel vissuto. Vanessa, scusa, inquadracela un attimo la Polinesia, perché secondo me è difficile anche sanno. Da capire. Bravissimo, assolutamente. Quanto è grande, dov'è? Allora, Oceano Pacifico. La grandezza della Polinesia, essendo 5 arcipelaghi, è uguale all'estensione dell'Europa. Quindi andare da un'isola all'altra non è un semplice trasferimento in barca, ma è proprio un volo, come fosse un Roma-Milano. E quindi per fare le isole che vediamo nell'immagine, ci sono dei pass di voli domestici che si prendono a seconda di quelli che sono gli arcipelaghi che si vanno a visitare. Scusami, come si arriva in Polinesia normalmente? In Polinesia normalmente, se partiamo dall'Italia e non facciamo stop perché non vogliamo fare o lo Stati Uniti o il Giappone della situazione, facciamo un via Parigi, quindi Italia su Parigi, Parigi-Papete con scalo tecnico a Los Angeles, solo per rifornimento di fuel. Ok, quindi normalmente Air France? Normalmente Air Tahiti Nui, che è la compagnia di bandiera polinesiana. Come si chiama? Air Tahiti Nui. Perché c'è anche in polinesiano ovviamente l'iti e il nui, sì. Il nui è grande, l'iti grande. È il piccolo, e quindi c'è la compagnia di bandiera internazionale che è la nui, e la iti è per i voli domestici. Perfetto. Anche lì c'è una cultura molto profonda. Ok, quindi grande come l'Europa, uno arriva a Papete. Uno arriva a Papete e con solitamente 12 ore di volo? Dopo, sono in tutto, se le contiamo tra un transito e l'altro, fra uno stop e l'altro, sono quasi 24. E vai a 12 ore di fuso da casa tua. Fantastico. Quindi è esattamente dall'altra parte. Esattamente dall'altra parte. La cosa più bella è che ti senti a casa anche lì, anche stando a 24 ore di volo su per giù e a 12 di fuso. E loro sono un giorno indietro rispetto a noi, quindi letto talmente tanti libri sulla Polinesia che mi piacerebbe proprio che ci raccontassi qualche cosa di fantastico. Ma la Polinesia è anche lei, come il Giappone, è un mondo a sé. È un mondo fatto di colori meravigliosi, di una popolazione anche lei molto ospitale. Uh-huh. Non si curano molto del loro aspetto, perché per loro, anche per loro, la cosa più importante è l'anima, è quello che c'è dentro. Sono molto religiosi, infatti la domenica tutto è chiuso perché è il giorno del Signore.
è una cultura anch'essa molto profonda. Sono molto diverse da un certo punto di vista, perché non abbiamo raccontato prima che il tatuaggio in Giappone non è molto amato, perché ricorda in alcuni modi la Yakuza, quindi è brutto deturpare per loro il proprio corpo, quindi non lo fanno. Per i polinesiani è l'opposto, è un tramandare la propria tradizione e la propria storia della famiglia, come fosse un albero genealogico. Però scusami, teniamoci un attimo al viaggio. Hai ragione, quindi, perché altrimenti andiamo fuori. Esatto, arriviamo a Papeete e che arriviamo cosa a Papeete. Succede? Dopo Papeete, solitamente la prima isola che consigliamo di fare è Murea. È l'isola a forma di farfalla ed è la più vicina a Papeete ed è l'unica. Questo con un volo interno? Questa è l'unica raggiungibile volendo anche in barca. In barca. L'unica, okay. Perché sono 30 minuti di navigazione e 15 circa di volato. Ok. Allora, Murea è un'isola molto bella, molto verde, barriera corallina, quindi sembra di stare in un'immensa piscina. I colori del blu e del verde... Sì, adesso ci sono delle foto che... che fanno innamorare solo senza loro. Fiato, certo. E questi sono i colori che si vedono in Polinesia. C'è molto verde, con tutto che, voglio dire, il mare è di un azzurro veramente assurdo, perché soprattutto sull'altra isola che si visita dopo Murea c'è una tonalità di blu ogni metro che tu fai in barca. E quindi ti innamori, sembri un po' ubriaco, perché dici ma com'è possibile che tra un metro e l'altro cambia il tono di blu? E sono le lagune, sono meravigliose, sono tutte belle in modo diverso. Tutto corallo quello? Assolutamente sì, ma soprattutto le coralline sono quelle delle Tuamotu, quindi l'altro arcipelago, perché i due che si apprezzano per turismo sono le società, che sono quelle dove si arriva, quindi Tahiti, Bora Bora, Murea, Taha, e poi si fa il salto dell'arcipelago e si va nelle Tuamotu, che è totalmente diverso a livello paesaggistico, perché tu nelle isole della società vedi montagne e poi questo azzurro assurdo, mentre nelle isole invece Tuamotu c'è l'isolotto, la spiaggia rosa data proprio dai coralli, meravigliosa a livello di tonalità, e comunque sono molto verdi perché sono piene di palme. Quindi Papeete, Murea in traghetto? Si può fare assolutamente sì col traghetto. In traghetto oppure in aereo. E dopodiché una settimana ideale quale sarebbe? Va splittata, perché più isole fai e più apprezzi quello che stai vivendo. Perché c'è una caratteristica delle diverse isole. Sono completamente diverse l'una dall'altra, anche stando nello stesso arcipelago. Quindi fare Murea, ecco, qui per esempio siamo nelle Tuamotu, che è il contrario delle società. Sono tutte abitate? No, assolutamente no. Assolutamente no, e molte che non sono abitate sono a disposizione del viaggiatore, perché tu puoi tranquillamente, soprattutto a Tikeau, che è una delle isole delle Tuamotu, andare da un atollino all'altro anche con la tua canoa a disposizione del resort e fare magari il picnic sul moto accanto, che non è di nessuno, oppure è di qualcuno ma il proprietario non sa magari neanche di averlo, perché è come i terreni, no? Che hanno molti di noi, che ne so, in Abruzzo, e non sanno di avere, quindi sono a disposizione assolutamente del turista. Con tutto l'amore per l'Abruzzo che ho io, che ci vado spesso, questo è un po' differente. È un po' differente, sì. Ma quindi dacci un viaggio ideale che potresti farci. Cioè, ma io farei prima tappa a Tahiti, la farei comunque, perché l'entroterra di Tahiti è molto affascinante, ci sono cascate, ci sono boschi verdissimi, quindi vale la pena di farla. Da lì possiamo andare a Murea e fare un 3-4 notti ed approfittare di quelle lagune meravigliose, facendo anche delle escursioni però in 4x4. E poi ce ne andiamo a Bora Bora. Bora Bora dalle mille tonalità di blu. Quindi a seconda del resort in cui vai a soggiornare, e i migliori sono, diciamo, quelli che sono sui motu. I motu sono gli isolotti, proprio detto in polinesiano, che sono intorno all'isola madre. E da lì ogni spunto è buono per fare escursioni in barca, ma anche escursioni nell'entroterra tornando poi nell'isola madre. E a livello di flora e fauna, lo stiamo vedendo, è eccezionale. E la cultura polinesiana è di un coinvolgente assurdo. A Murea, ad esempio, c'è un'antica ricostruzione di un villaggio polinesiano fatta da uno scenografo parigino, che è emozionante perché ti fa vedere proprio come vivevano i polinesiani all'epoca.
un modo molto semplice, una tradizione veramente familiare, perché la famiglia anche qui si sussegue, c'è molta familiarità. Quando si va lì sembra proprio di stare un pochino a casa tua, perché c'è questo affetto anche quando ti porgono sono il molto cibo, accoglienti. Sono veramente meravigliosi. Del resto, se Gauguin e Marlon Brando ci sono rimasti nonostante... E Marlon Brando tutto. Ovviamente ha lasciato quell'impronta, sì, col De Brando, che è più che un resort, è un'esperienza. Ah, sì? È un'esperienza al di fuori di quello che può essere un viaggio turistico normale. Molto bello. Ma è bello, ma è particolare ciò che vai a vivere, perché non è solo lusso e basta. È importantissima a livello di flora e di fauna. C'è un progetto con l'UNESCO, sia con i pesci che con gli uccelli. C'è il biologo marino a disposizione dei clienti per fare le escursioni giornaliere. È, come dire, un'esperienza di viaggio, chiamiamola così. È un viaggio nel viaggio. Come fai a vestire il cliente con un tuo viaggio? Cioè, come lo interpreti il cliente? Cerco di capire cosa vuole dal viaggio a livello di emozioni, a livello di sensazioni, e ovviamente mi devo adeguare a quello che è la sua idea di budget, la sua idea di investimento. E di là vado a creare un qualcosa che sia giusto per lui raccontandolo. Perché non si può fare un viaggio polinese o Giappone sulla carta e basta. Va spiegato, va fatta consulenza, che è la parte più importante del nostro lavoro. Questo credo che sia un elemento molto importante, perché credo che tutti noi, quando viaggiamo, dobbiamo capire le nostre esigenze, cioè quello, sì, che ci aspettiamo dal viaggio e che cosa ci piacerebbe che esso fosse, perché sennò rischiamo di essere delusi spendendo anche dei bei soldi, quando magari accanto a dove sei stai avresti quello che volevi, ma non l'hai potuto. È assolutamente vero, ed è per questo che noi spesso diciamo agli agenti di viaggio che si affidano a noi, e che magari non possono ovviamente conoscere tutto il mondo, altrimenti non sarebbero agenti di viaggio ma miliardari, no? E quindi gli diciamo: metteteci in viva voce, facciamo un appuntamento col cliente, raccontiamogli che viaggio stiamo costruendo per lui, così che le domande vengono fatte direttamente a noi, che per nostro tipo di lavoro siamo esperti di questa destinazione. Ed è per questo che nel nostro tour operator ognuno che lavora in quella destinazione è esperto, ha vissuto quella destinazione in primo piano, la conosce. E questo è un invito che vorrei fare a tutti, di non accontentarsi del Deplian ma perché il Deplian rimane una cosa sterile fino a, esatto, se stessa, e che non ti lascia emozioni. I nostri cataloghi sono il contrario del Deplian, certo, perché e non noi solo il catalogo, ma magari dei libri, magari capire, sì, che cosa significa la cultura locale, di cui il Giappone e la Polinesia ne sono pieni. Vanessa, ci dobbiamo fermare qua. C'è una promessa però da parte tua di venirci a raccontare un po' più approfonditamente questi due meravigliosi paesi, il Giappone. Poi ti prego di farlo, perché è veramente un posto incredibile, e Tokyo, Kyoto, Osaka e le diverse isole fanno veramente parte di destinazioni che è difficile da comprendere, di una mentalità che è difficile da capire se non ce la racconti bene. Va bene, Vanessa, quando grazie volete. Grazie di essere stata qui con noi, grazie a tutti voi, grazie alla grazie prossima mille.